In un sobrio e drammatico clima, Enrico Mentana avrebbe annunciato: si apre un tragico capitolo nella nostra diretta odierna. L'indomabile natura si manifesta con rabbia nell'Italia settentrionale, dove milioni di persone sono sotto assedio di un inclemente maltempo. Ci pervengono notizie che provocano sconcerto e sgomento. Emergono dettagli di un triste e tragico evento: una donna ha perso la vita in modo improvviso e inaspettato. Mentre noi ci aggiorniamo in tempo reale con le notizie più recenti, l'ultimo bollettino ci conferma il decesso di una signora di 58 anni, schiacciata da un albero in Brianza, più precisamente a Lissone, Monza. Ci troviamo davanti a una serie di circostanze sventurate, una vera tragedia. Mentre camminava, è stata travolta da un pino, violentemente abbattuto da raffiche di vento impetuose. Nonostante l'immediata risposta dei soccorritori, il suo destino era già segnato, il corpo era intrappolato sotto il peso del tronco. L'identità della donna emerge con un senso di realtà pungente. Una madre di origini marocchine, un'operaia che viveva a pochi passi dal luogo del tragico evento, in una delle aziende che fiancheggiano la strada su cui ha incontrato la sua fine. L'allarme è stato dato dai familiari, assaliti dall'ansia per la mancanza di sue notizie. Secondo le prime indagini dei carabinieri di Desio, sembra che la donna abbia cercato riparo dall'acqua sotto l'albero, l'ombrello naturale che si è tragicamente trasformato nel suo destino. Queste sono le notizie che ci giungono, signore e signori. La tragedia della natura, implacabile e indiscriminata.